compagnia della nostra Valentina, a cui eseguirò il make-up viso. Ho preso il correttore, lo vado ad applicare nelle zone del contorno occhi. È anche abbastanza rilassante. Cancello questi piccoli inestesismi, quindi nascondiamo qualche brufolo. Noto che il volto, sul dorso del naso, è un po' rosso. Applico il correttore verde per cancellare il rossore. Il verde annulla il rosso. Con molta delicatezza non si applica. Il rossore un po' sulle guance. Sia di qua che di qua, quindi entrambe le guance. Su di lei ho scelto questo fondotinta che è quasi uguale al suo incarnato, prima sul mento, tiro dietro, ha una bellissima chioma Valentina. Prima sul mento e poi lungo la mandibola. Molto delicatamente. Io uso una spugnetta, ma per le donne che sono state operate al seno consiglio di utilizzare la spugnetta per l'applicazione del fondotinta, ma ogni qualvolta che la utilizzano bisogna buttarla via, usa e getta per igiene, oppure lavarla con il sapone di Marsiglia. Lo stendiamo bene bene anche sotto al collo, così non rimane la linea. Ok. È rilassata. Lo applico anche sulla palpebra fissa. La fronte, tiriamo un po' indietro i capelli. Con un fondotinta più scuro posso mimetizzare alcuni aspetti del volto. Quindi assottiglio un po' il nasino. E io li tiro indietro, lei li mette davanti. Un po' di zigomi. Bella chioma. Ho reso lo zigomo più sottile e anche il naso più piccolo con il chiaroscuro. Fisso il tutto con la cipria in polvere. Pennello grande per togliere l'eccesso di ciglia. Applico la matita nera sugli occhi. Dall'esterno all'interno. Si fa una riga. Valentina ha delle bellissime ciglia. Quando su.
e bellissimi occhi grandi. Con questo pennello tagliato a setole a metà vado a sfumare l'occhio. Sfumare molto bene. Vado su. Tiro la matita che ho applicato in precedenza. E voilà. Abbiamo un occhio sfumato. Su di lei applico il colore lilla. Faccio il gioco di lilla e viola. Applico il colore lilla su tutta la palpebra. Metà palpebra un viola chiaro. All'esterno dell'occhio un viola un po' più scuro. Sulla palpebra fissa, sotto le sopracciglia, andrò a applicare del bianco. Riapplico la matita. Guarda su. Anche un pochino sotto. Guarda su. Sfumo la matita. Applico i brillantini vicino alla palpebra fissa, quindi vicino alle tempie. Il mascara. Pulire sempre bene il pennello, così l'applicazione è anche più facile. Metà occhio. Oh, bravissima. Guarda appunto dall'interno verso l'esterno. Dal basso verso l'alto. Guarda su. E facciamo anche sotto. Ecco, un occhio l'abbiamo fatto. Stai rilassando? Ho applicato la matita nera, adesso la sfumo col pennello. Sfumare molto bene la matita, da su, su. Applico il lilla su tutta la palpebra. Qualcuno di voi mi ha scritto: perché non utilizzare gli ombretti in crema? Gli ombretti in crema, se li applichi la mattina, succede che durante la giornata possono fiorire intorno alla apertura, chiusura della palpebra, dei segni, e quindi poi dopo il colore viene assorbito dalla pelle. Preferisco, vi consiglio, di utilizzare degli ombretti in polvere. Metà occhio, applico il colore viola chiaro. All'esterno applico il colore viola scuro, che poi sfumo. Palpebra fissa, color bianco. Riapplico la matita nera, sfumo la matita sotto, applico i brillantini. Questo trucco va bene a tutte le donne, poi a seconda dell'abito che uno indossa. Questo make up va bene anche per le donne che sono state operate al seno, che sono ancora chemioterapica, e conquistiamo il sorriso perso. Gli occhi sono truccati. Applico il fard. Il pesciolino. Beh, questo
è un metodo molto facile per applicare il fald. Così non si sbaglia. Applico la matita labbra. Se valorizziamo gli occhi, non andiamo a valorizzare anche le labbra. Idem viceversa. Facciamo prima, delineiamo il labbro inferiore e adesso il labbro superiore. L'angolo di Cupido. Applico il rossetto con questo pennello. Vado a riempire il rossetto, il labbro inferiore. È un rossetto lucido con un po' di brillantini. Non è opaco, quindi lo si può applicare sia di mattina che di sera. Poi Valentina è giovane. Si può permettere tutto a seconda dell'età, c'è anche il make up. Fisso il make up eseguito con lo spray fissante. Il make up è terminato grazie a Valentina che è venuta a trovarci. Grazie a te. Ciao. Oh, care amiche, siamo qui al nostro posticino dell'angolo della posta. Vediamo chi ci scrive oggi. Oggi ci scrive Rosaria da Napoli. Ciao Stefania, sono Rosaria da Napoli. Ho subito un'operazione ai seni e ricostruzione con protesi ad entrambe. Ho eseguito la radioterapia e la chemioterapia. Sono stanca mentalmente e fisicamente, amore, ti capisco. Ma un giorno mi sono trovata per caso sul canale di Teleglobal e ti ho seguita fin da subito. Ti ringrazio. Complimenti per la tua trasmissione e per come spieghi. Grazie ancora. Mi hai dato forza e coraggio per riacquistare la mia femminilità. Ancora grazie. Pensavo perduta. Vorrei chiederti se potrei eseguire il massaggio linfodrenante al seno. Allora, cara Rosaria, io ti posso dire sì, ma prima devi consultare il tuo medico o l'oncologo e poi rivolgerti a centri specializzati dove eseguono il massaggio per il seno, ok? Se mi scrivete e continuate così numerose a seguirmi a senirifioriti@teleglobal.tv, posso darvi tante risposte, ok? È scritto in sovrimpressione. Se vi è piaciuta la puntata di oggi, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale teleglobal.tv. Basta un click ed è gratuito. Grazie ancora. Ciao bellissime!